Il pomeriggio del 9 settembre 1912, mio nonno, Jim Loft, allora ancora ragazzo, corse come al solito a guardare il treno partito da Montreal e diretto a Buffalo, nello stato di New York. Quando dal treno apparve un uomo con una chioma argentea che indossava una lunga tunica e che prese a salutarlo. Jim si agitò talmente tanto da cadere giù dalla staccionata. L'uomo che Jim vide sul treno quel giorno avrebbe cambiato la sua vita e quella di tutta l'umanità, per sempre. Il tuo bisnonno Jim non avrebbe mai incontrato Abdu'l-Bahà di persona, ma la vita di Abdu'l-Bahà è un esempio per tutti. E la sua storia comincia molto più lontano, in Oriente, in Persia. Abdu'l-Bahà era nato a Teheran. I suoi genitori, Bahá'u'lláh e Nawab, lo adoravano. Alla nascita gli fu dato il nome Abbas, che significa leone. Nella stessa notte in cui nacque Abdu'l-Bahà, un giovane mercante della città di Shiraz proclamò che era giunto il tempo per il risveglio spirituale del mondo. L'alba di un'era di pace e di giustizia, profetizzata da tutte le religioni. Egli assunse il nome Il Bab, che in arabo significa la porta. L'appello rivoluzionario del Bab fu accolto da Bahá'u'lláh, da Nawab e da centinaia di migliaia di persone che furono ispirate da questo nuovo concetto di religione, come strumento per stabilire l'unicità di Dio e della religione, e l'unità del genere umano. Il Bab dichiarò che stava preparando la strada per l'avvento di un nuovo messaggero, uno più grande di lui. Molti, nel governo e nel clero, temevano di perdere il loro potere sul popolo. Insorsero, intenzionati a spegnere la luce della nuova fede, e nel 1850 misero a morte il Bab. Alla fine, le persecuzioni videro migliaia dei suoi seguaci uccisi per la propria fede. Nonostante il nobile lignaggio di Bahá'u'lláh, egli venne gettato nel Pozzo Nero, una fetida prigione di Teheran. Abdu'l-Bahà e la sua famiglia persero tutti i loro averi. Erano costantemente preoccupati del destino di Bahá'u'lláh. Fu un periodo in cui la madre di Abdu'l-Bahà, Nawab, giunse persino a dare ai figli una manciata di farina, non riuscendo a trovare altro cibo. Sopportando il giogo di una catena così pesante da segnarne il corpo per il resto della vita, Bahá'u'lláh ricevette una rivelazione da Dio. Una chiamata divina a levarsi e a proclamare a tutte le persone della terra l'alba di un nuovo giorno per l'umanità intera. La famiglia pianse di gioia quando Bahá'u'lláh venne rilasciato dalla prigione, ma lo Shah ordinò loro di lasciare la Persia per sempre. A soli 9 anni, Abdu'l-Bahà fu il primo al mondo a riconoscere che Bahá'u'lláh era il messaggero di Dio per la nostra epoca. Egli sarebbe diventato lo scudo di Bahá'u'lláh, assumendo il titolo di Abdu'l-Bahà, che significa il servo della gloria. La sua vita è il modello di come vivere gli insegnamenti di Bahá'u'lláh. Egli è l'esempio. Abdu'l-Bahà trascorse il resto della sua infanzia in esilio con Bahá'u'lláh a partire dal loro trasferimento a Baghdad, che ebbe luogo in pieno inverno. Sua sorella minore Bahié ricorderà per sempre quel freddo e il coraggio del fratello maggiore. Nessuno di noi era vestito in modo adeguato e abbiamo sofferto molto a causa dell'esposizione al freddo. Andando a cavallo, i piedi, le caviglie, le mani e i polsi di Abdu'l-Bahà gli si gonfiarono e gli causarono molto dolore. Nonostante il dolore, Abdu'l-Bahà fece tutto il possibile per alleviare le sofferenze degli altri, specialmente quelle di suo padre. Durante i 10 anni di esilio a Baghdad, Bahá'u'lláh si ritirò sulle montagne del Kurdistan per prepararsi alla missione che Dio gli aveva affidato. Il giovane Abdu'l-Bahà pregava giorno e notte
di poterlo rincontrare. Trascorsero 2 anni prima del ritorno di Baha'u'llah. La sorella di Abdu'l-Bahá così lo ricordava. Mio padre entrò in casa. L'incontro tra mio fratello e suo padre è stato il momento più commovente a cui io abbia mai assistito. Abdu'l-Bahá si gettò ai suoi piedi e Baha'u'llah pianse con suo figlio. In seguito, Abdu'l-Bahá avrebbe ricordato che il sapore del pane secco e dei datteri di quei giorni era stato più dolce di qualsiasi altro cibo al mondo. Giorni in cui, dalla penna di Baha'u'llah, erano fluiti torrenti di scritti sublimi, ogni notte fino all'alba. Sentendosi minacciate dalla crescente influenza di Baha'u'llah, le autorità esiliarono nuovamente la famiglia, dapprima a Istanbul, poi a Edirne, dove venne scattata la prima fotografia di Abdu'l-Bahá. Baha'u'llah cominciò a evocare il profondo destino spirituale e il rango impareggiabile di suo figlio. L'ultimo esilio fu il peggiore di tutti. La famigerata città prigione di Acca. Giunsero in pessime condizioni. Bahieh Khanum, la sorella di Abdu'l-Bahá, ricordava quanto suo fratello fosse attento alla dignità delle donne. A quel tempo mancava un pontile per sbarcare i passeggeri, perciò era necessario camminare in acqua per raggiungere la riva. Il governatore ordinò che le donne venissero portate sulle spalle degli uomini. Abdu'l-Bahá si oppose, si procurò una sedia e con l'aiuto di un altro trasportò le donne a riva. Nei primi giorni di confino nella cittadella morirono diversi amici. Tutti gli altri si ammalarono. Abdu'l-Bahá lavava i malati, li nutriva e si prendeva cura di loro. Non riposava mai. Alla fine, dopo aver aiutato tutti noi a superare la crisi, si esaurì completamente e si ammalò lui pure. Per 2 lunghi anni, Baha'u'llah, Abdu'l-Bahá e gli altri esuli rimasero confinati nella cittadella, la prigione dentro le mura della città prigione. Nonostante tutto, essi vivevano in uno stato di gioia interiore, tanto che Abdu'l-Bahá invitava uno per uno i prigionieri a raccontare una cosa divertente accaduta loro durante il giorno. Ridevano così tanto che le lacrime scorrevano sulle loro guance. Sulla sponda opposta della baia di Acca, la sacra montagna del Carmelo aveva atteso per secoli il giorno celebrato delle antiche scritture nel quale avrebbe visto la gloria di Dio. Nei suoi ultimi anni di vita, l'ammirazione per Baha'u'llah comportò un allentamento delle restrizioni ed egli ebbe modo di passeggiare sul Monte Carmelo con Abdu'l-Bahá, che così ricordava. Egli lodò ripetutamente un certo sito sul Monte Carmelo, dicendo che era un luogo ameno e gradevole e che offriva una splendida visuale. Quel terreno è stato benedetto dalle orme di Baha'u'llah. Vi erano alcuni cipressi e la bellezza benedetta spesso sedeva sotto la loro ombra. Egli indicò ad Abdu'l-Bahá il punto esatto nel quale si sarebbe dovuto costruire un mausoleo atto ad accogliere i resti del Bab. A quel tempo Abdu'l-Bahá non possedeva ancora il terreno, non conosceva i proprietari né i costruttori e non disponeva delle necessarie risorse finanziarie e le spoglie del Bab si trovavano ancora in Persia. Abdu'l-Bahá si dedicò all'arduo compito di adempiere alle disposizioni che Baha'u'llah gli aveva impartito. Appena un anno dopo, il 29 maggio 1892, di prima mattina, Baha'u'llah esalò il suo ultimo respiro. Abdu'l-Bahá era affranto. Per 3 giorni e 3 notti, il dolore non gli concesse riposo.
La separazione ci consunse, i giorni un tempo luminosi si fecero cupi come notte. Ormai tutte le rose delle ore trascorse erano macerie e polvere. Il sole della verità, la più grande luce, è tramontato all'orizzonte del mondo per sorgere con splendore imperituro nel reame dell'illimitato. Abdu'l-Bahá inviò un corriere ad Acca per comunicare la notizia della morte di Baha'u'lláh. Il nono giorno successivo al suo trapasso, alla presenza della comunità Baha'i, fu letta la tavola contenente le ultime volontà di Baha'u'lláh. In essa, Baha'u'lláh stabilì il suo patto come strumento per garantire in eterno l'unità della sua causa e quella dei suoi fedeli dopo la sua dipartita. Egli designò Abdu'l-Bahá quale centro di questo patto. Al tramonto del sole di Baha'u'lláh, non seguì l'oscurità della notte, ma il riflesso della sua gloria nella luna del patto a illuminare il cammino da seguire verso la realizzazione del supremo scopo di Baha'u'lláh, l'unificazione del genere umano. Baha'u'lláh paragonò Abdu'l-Bahá al ramo germogliato dall'albero della santità, un ramo che Dio aveva così tanto innalzato che la sua ombra benevola avrebbe abbracciato tutta l'umanità. Noi abbiamo fatto di te un rifugio per tutto il genere umano, uno scudo per tutti coloro che sono in cielo e sulla terra. Dio conceda di proteggerli per tuo mezzo, di arricchirli e di sorreggerli. Possa Egli ispirarti. Abdu'l-Bahá è stato il supremo dono di Baha'u'lláh al genere umano, l'esempio, la perfetta incarnazione dei suoi insegnamenti. Abdu'l-Bahá disse che il suo era il rango del servizio. La sua umile vita di servizio è fonte di ispirazione per tutti quelli che aspirano a una vita spirituale più piena. Vi sono numerosissime testimonianze di persone e comunità ispirate dall'esempio di Abdu'l-Bahá su come servire, come superare gli ostacoli e come contribuire all'unità del genere umano. I pellegrini provenienti da varie zone della Persia e da paesi vicini continuarono a viaggiare, spesso a piedi, per centinaia di chilometri attraverso territori insidiosi per visitare Acca. Abdu'l-Bahá li accoglieva e si prendeva cura di ogni loro necessità. Ricorderà fino alla fine della sua vita i loro generosi atti di amore e devozione. Il flusso di questi credenti e successivamente dei pellegrini provenienti da altre terre consolidò il legame tra Abdu'l-Bahá e i suoi amati sparsi in tutto il mondo. Abdu'l-Bahá fu felicissimo quando nel 1898 arrivarono i primi pellegrini dall'Occidente. Dato che Haifa era sprovvista di un porto per l'approdo delle navi, la Bahá'í americana Lua Getzinger dovette trasbordare su una piccola barca a remi. Un giorno Abdu'l-Bahá chiese a Lua di prendersi cura di un malato nella città prigione, un uomo che lui stesso andava a trovare regolarmente. Desiderosa di servire sull'esempio di Abdu'l-Bahá, Lua accettò con entusiasmo. Ma quando arrivò a casa dell'uomo, rimase sconvolta dalle sue condizioni e temette di contrarre una terribile malattia. Lua tornò di gran corsa da Abdu'l-Bahá, che le disse chiaramente che se vogliamo servire Dio, dobbiamo servire il nostro prossimo, perché in ogni persona dobbiamo vedere l'immagine e la somiglianza di Dio. Le disse che se la casa era sporca, lei avrebbe dovuto pulirla.
Se aveva fame, lei avrebbe dovuto sfamarlo. In un'altra occasione Abdu'l-Bahà dichiarò che ogni sforzo, se mosso dal desiderio di servire, equivale alla preghiera. Lua servì il malato come Abdu'l-Bahà stesso aveva fatto tante volte in precedenza. Un altro pellegrino, Thomas Breakwell, sentì parlare della fede Bahá'í per la prima volta nel 1901 a Parigi, in circostanze meravigliosamente mistiche. Quasi subito, Thomas partì per incontrare Abdu'l-Bahà, diventando così il primo inglese a compiere il pellegrinaggio. Aprendo il suo cuore ad Abdu'l-Bahà, Thomas espresse il suo rammarico per il fatto che il suo lavoro impiegava manodopera infantile. Abdu'l-Bahà guardò Thomas con severità e in silenzio. Poi disse: «Telegrafa le tue dimissioni». Thomas si licenziò immediatamente. Abdu'l-Bahà descrisse questo giovane come una lampada fra gli angeli del cielo. Thomas morì di tubercolosi soltanto un anno dopo. Pur senza aver ricevuto alcuna comunicazione scritta, Abdu'l-Bahà sapeva della morte di Thomas e tra le lacrime rivelò una tavola. «Oh, mio adorato Breakwell, vado senza posa, menzionando il tuo nome. Non ti dimentico». In tutta la regione, l'amore e la stima per Abdu'l-Bahà crescevano e nonostante fosse ancora un prigioniero, Abdu'l-Bahà ricevette il permesso per recarsi nella vicina Adassieh, dove Bahá'u'lláh lo aveva incaricato di comprare dei terreni. Sebbene fertile, la terra di Adassieh era selvatica e incolta. Abdu'l-Bahà aiutò i contadini a diversificare le coltivazioni e i loro raccolti prosperarono. Egli incoraggiò i contadini a guardare con nuovi occhi alla propria situazione. Quando furono minacciati dai banditi, egli li esortò a fare amicizia con loro. «Per risolvere i problemi economici si incomincia dagli agricoltori», affermò Abdu'l-Bahà, «perché gli agricoltori sono la prima forza attiva dell'umano consorzio». Egli insegnò ai contadini a condividere i profitti, costruendo una comunità fondata sulla fiducia e sulla generosità. Questi agricoltori divennero noti e rispettati per la gentilezza, diligenza e ingegnosità. Il duro lavoro di poche persone, che si prodigavano per prendere decisioni morali e sane e basate sugli insegnamenti di Bahá'u'lláh, trasformò la regione. Anni dopo, il grano coltivato ad Adassieh salvò migliaia di vite. Dalle prime ore del mattino sino a tarda notte, Abdu'l-Bahà dispensava preziosi consigli su svariati argomenti relativi al progresso spirituale e materiale della civiltà. Egli incoraggiò le nascenti comunità e guidò amorevolmente le persone in centinaia di località in Oriente e in Occidente. I consigli trasmessi ai credenti, tra i quali uno di nome Mustafa Rumi, il cui amore per Abdu'l-Bahà non conosceva limiti, portarono alla fioritura di alcune delle prime comunità Bahá'í in Birmania, India, Singapore, Indonesia e Malesia. A Daidanov, un villaggio birmano, un semplice atto di gentilezza di Mustafa verso uno straniero attrasse 800 persone alla fede Bahá'í. In breve tempo nacque un nuovo modello di vita comunitaria. Quando la comunità costruì la sua prima scuola a Daidanov, la chiamarono la scuola di Abdu'l-Bahà e da allora Abdu'l-Bahà si riferì amorevolmente a Daidanov come al mio villaggio. Un numero sempre maggiore di pellegrini provenienti da Oriente visitò Abdu'l-Bahà in Terra Santa e tornarono a casa pieni di ispirazioni e idee su come servire al meglio le loro comunità. Abdu'l-Bahà paragonava questi pellegrini a lettere vive che egli inviava assieme ai suoi scritti per diffondere la luce. La sua guida raggiunse ogni angolo della Persia e delle terre limitrofe. Sebbene esiliato a vita, l'amore e l'interesse di Abdu'l-Bahà per la sua terra natia furono palesi fino alla fine dei suoi giorni. Attraverso i suoi continui consigli e il suo incoraggiamento, la comunità Bahá'í persiana progredì in molti campi, dall'agricoltura alla salute, all'alfabetizzazione, tutto a beneficio di ogni membro della società.
Da giovane Abdu'l-Bahà venne incaricato da Baha'u'llah di scrivere un ampio trattato da inviare in forma anonima ai governanti e al popolo di Persia, che delineasse un orientamento verso la modernità, coerente con il vero scopo della religione e basato su principi spirituali necessari per ricostruire una società giusta, prospera e unificata. Principi che i Bahá'í cercarono di applicare in Persia. Abdu'l-Bahà incoraggiò la comunità Bahá'í persiana a istituire scuole proprie e ben presto, a Teheran, fu fondata la scuola maschile Tarbiyat. Questa fu la prima delle numerose scuole Bahá'í, anche femminili, aperte in diverse località della Persia. Abdu'l-Bahà accompagnò molti amici, il principale dei quali fu Mirza Hassan Adib, nella crescita di queste prestigiose istituzioni, che a lungo rappresentarono l'avanguardia dello sviluppo educativo. La guida di Abdu'l-Bahà ha influenzato l'educazione e l'elevazione delle future generazioni di donne in tutta la Persia e ora in tutto il mondo. Rimarcando l'importanza dell'educazione, egli scrisse: «La principale necessità, la più urgente, è dare impulso all'educazione. È inconcepibile che una nazione possa conseguire prosperità e successo se non viene portata avanti questa impresa importante e fondamentale». In un'altra occasione egli disse: «Ma la più importante di tutte è l'educazione delle bambine, perché un giorno queste bambine saranno madri e la madre è la prima maestra dei figli». In precedenza, Abdu'l-Bahà aveva disposto che i resti del Bab, martirizzato quasi 50 anni prima, fossero trasportati in Terra Santa come Baha'u'llah gli aveva chiesto. Abdu'l-Bahà supervisionò personalmente la costruzione del mausoleo nel quale i resti del benedetto Bab vennero infine deposti. Una volta egli dichiarò: «Ogni pietra di quell'edificio, ogni pietra della strada che conduce ad esso, ho sollevato e messo a posto con infinite lacrime. In verità il mio cuore è colmo di una gioia e di una felicità siffatte da non poterle descrivere». La comunità birmana scolpì con amorosa cura il sarcofago del Bab da un unico blocco di marmo, naturalmente impreziosito da piccoli rubini, e lo approntò per il trasporto in Terra Santa. Quando Abdu'l-Bahà incontrò un gruppo di pellegrini occidentali, notò che un membro del gruppo era assente. Dirigendosi verso la porta, vi trovò Robert Turner, che attendeva fuori. Appena vide Abdu'l-Bahà, Robert gli si inginocchiò di fronte. Abdu'l-Bahà lo sollevò e lo abbracciò. Robert Turner, il primo Bahá'í afroamericano, era nato in schiavitù e ora era un uomo libero. Anni prima aveva scritto una lettera ad Abdu'l-Bahà alla quale aveva allegato una sua fotografia. Abdu'l-Bahà aveva risposto: «O tu che sei puro nel cuore, santificato nello spirito, impareggiabile nel carattere, leggiadro nel volto, sei come la pupilla dell'occhio, che nera di colore è fonte di luce e rivela il mondo contingente». Abdu'l-Bahà era profondamente consapevole della crisi razziale in America e questo lo addolorava molto, perché l'unità è il perno attorno al quale ruotano tutti gli insegnamenti di Baha'u'llah. Baha'u'llah ha bandito la schiavitù con parole inequivocabili. Non spetta a colui che è lui stesso un servitore comperare un altro servitore di Dio. Abdu'l-Bahà disse a Robert che rimanendo fermo e costante nella sua fede sarebbe divenuto la porta che avrebbe permesso a una razza intera di entrare nel regno. Ogni giorno Abdu'l-Bahà
si recava da coloro che erano nel bisogno, distribuendo compassionevolmente alcune monete e indumenti. I bambini si riunivano intorno a lui per ricevere qualche dolcetto e le sue inesauribili parole di conforto e di gentilezza. E nella casa di Abdu'l-Bahá vi era un dono speciale, suo nipote Shoghi. A soli 5 anni, Shoghi Effendi supplicò il nonno di scrivere qualcosa per lui. «Oh mio Shoghi, mi chiedi, scrivi, e io ho scritto. Ora per te non è tempo di leggere o scrivere, ma di giocare e cantare l'invocazione, oh mio Dio. Quindi impara a memoria le preghiere della bellezza benedetta e cantale, sì che io possa udirle». Il piccolo cominciò obbedientemente a imparare a memoria diverse preghiere di Baha'u'llah, cantandole a voce così forte che i suoi genitori lo pregarono di smettere. «Abdu'l-Bahá mi ha scritto di cantare in modo che gli possa udirmi e io faccio del mio meglio». In seguito, Abdu'l-Bahá avrebbe affidato a Shoghi Effendi il compito di promuovere il patto di Baha'u'llah, garantendo la protezione dell'ordine divino per l'unificazione del genere umano e l'amministrazione dei suoi affari. In Persia, i Bahá'í continuavano ad essere duramente perseguitati e molti si erano trasferiti in Turkmenistan, a Ashgabat, da dove la fede si sarebbe diffusa in numerose città e paesi dell'Asia centrale e della Russia. Nel 1902, guidati da Abdu'l-Bahá e in adempimento del desiderio di Baha'u'llah, i Bahá'í di Ashgabat fondarono la prima casa di culto del mondo. Abdu'l-Bahá seguì ogni fase dello sviluppo del Tempio e Vakil Odoleh Afnan, un cugino del Bab, ne fu personalmente il supervisore. La comunità eresse alcune strutture accessorie attorno al Tempio, tra le quali una scuola, un ospedale e un'università. Con la guida di Abdu'l-Bahá, la comunità prosperò. Parallelamente a questo sviluppo, Abdu'l-Bahá si prese amorevole cura delle sempre più numerose comunità Bahá'í di tutto il Caucaso, mantenendo un flusso costante di corrispondenza riguardo al loro sviluppo e al loro contributo alla vita della società. Ispirati dalla casa di culto di Ashgabat, i Bahá'í del Nord America scrissero per avere il permesso di costruire un tempio in Occidente. Abdu'l-Bahá chiese a Corinne True, una madre molto impegnata che era andata a visitarlo, di occuparsene. Quando pochi giorni dopo giunsero 3 uomini di spicco da Chicago, Abdu'l-Bahá disse loro di lavorare con Corinne. Le ho dato istruzioni precise. Abdu'l-Bahá aveva affidato a una donna l'impresa più epocale della comunità. Corinne promosse l'unità del Tempio Bahá'í, comitato nel quale Abdu'l-Bahá pretese fossero inserite anche le donne. Col tempo, la nascita di questo comitato portò all'istituzione della prima Assemblea Spirituale Nazionale degli Stati Uniti e del Canada. Sotto la guida di Abdu'l-Bahá, Corinne si assunse il compito di costruire il Tempio Madre dell'Occidente. Ribadendo l'importanza della parità tra donne e uomini, Abdu'l-Bahá scrisse: «Le donne diverranno pari agli uomini. Fintanto che questa parità non sarà realizzata, la razza umana non sarà agevolata nel conseguimento di un vero progresso e successo». Abdu'l-Bahá era entrato nella città prigione di Acca alla giovane età di 24 anni. Era sopravvissuto a terribili privazioni, alle falsità e ai pettegolezzi dei suoi detrattori e alle minacce alla sua vita. Nel 1908, tutti i prigionieri politici e religiosi dell'impero ottomano vennero liberati. Così, dopo 50 anni di esilio e di prigionia, Abdu'l-Bahá tornò libero. Il mausoleo del Bab si ergeva ora proprio nel luogo indicato anni prima e Abdu'l-Bahá ottemperò così al sacro compito di interrare i resti del Bab sul Monte Carmelo, un traguardo importantissimo che egli raggiunse durante il suo ministero seguendo le istruzioni di Baha'u'llah. In seguito, Shoghi Effendi, allora appena 13enne, descrisse con queste parole quella scena. «Fece trasportare con grande fatica il sarcofago di marmo nella cripta.
e la sera vi depose con le sue stesse mani, alla luce di una sola lampada, la bara di legno contenente le sacre spoglie del Bab. Abdu'l-Bahá, che si era tolto il turbante, le scarpe, il mantello, si chinò sul sarcofago ancora aperto, gli argentei capelli ondeggianti attorno al capo, il volto trasfigurato e luminoso. Poggiò la fronte sul bordo della bara di legno e, singhiozzando, proruppe in un tal pianto che tutti i presenti piansero con lui. Shoghi Effendi sottolineò gli eccezionali poteri del mausoleo del Bab e il suo immenso impulso spirituale per la realizzazione del centro amministrativo mondiale della fede di Baha'u'llah, che oggi si trova sul Monte Carmelo. In tutti questi lunghi anni, accanto ad Abdu'l-Bahá vi era stata sua moglie, Munir Khanum. Baha'u'llah stesso aveva benedetto la loro unione quasi 40 anni prima a Dacca, quando Abdu'l-Bahá era ancora giovane. È impossibile esprimere a parole il diletto d'essere accanto ad Abdu'l-Bahá. Con il suo amore inesauribile, la sua gentilezza, la sua allegria, il suo senso dell'umorismo, l'instancabile sua sollecitudine per tutti, era meraviglioso, senza eguali nel mondo intero. Per 50 anni fui accanto al mio beneamato. Non ci separammo mai, eccetto per i suoi viaggi in Egitto, in Europa e in America. In età avanzata, ma ancora straordinariamente pieno di vigore, Abdu'l-Bahá si imbarcò senza gran rumore né cerimonie su una nave, intraprendendo un viaggio di 3 anni per annunciare al mondo che l'epoca a lungo promessa per l'unificazione dell'umanità era giunta. In sua assenza, Abdu'l-Bahá affidò all'amata sorella Bahiyeh Khanum le redini della fede Bahá'í, un ruolo che nella storia religiosa non ha precedenti per le donne. In Egitto, Abdu'l-Bahá fu accolto con entusiasmo e curiosità da studiosi, esponenti ecclesiastici e giornalisti. Sheikh Ali Yusuf, redattore del giornale arabo Al-Muayyad, un tempo nettamente contrario ai Baha'i, fece visita ad Abdu'l-Bahá e in seguito descrisse il loro incontro. È un uomo profondamente versato nella teologia, maestro nella storia dell'Islam. Dedito all'unione del genere umano, i suoi insegnamenti e la sua guida tendono all'abbandono dei pregiudizi di religione, razza e patria. Un ragazzo di nome Ali Yazdi così ricordò il suo primo incontro con Abdu'l-Bahá in Egitto. Era dritto come una freccia, si rivolgeva a tutti, sorrideva e dava il benvenuto con un Khosh Omadid, benvenuti, benvenuti. Quando Abdu'l-Bahá mi parlava, lo guardavo negli occhi blu, sorridenti e pieni d'amore. Nella sua vita, nelle sue azioni, nei suoi scritti e nei suoi discorsi, Abdu'l-Bahá sfidò i presupposti fondamentali della società, guidando costantemente il genere umano verso l'unità, così che l'ignoranza, la povertà e la violenza fossero bandite dal mondo intero. Abdu'l-Bahá si recò in Europa, dove al City Temple di Londra tenne il suo primo discorso pubblico davanti a una platea composta da molte persone. In quell'occasione disse: «Questo è un nuovo ciclo del potere umano. Tutti gli orizzonti del mondo sono fulgidi. Siete ora liberi dalle antiche superstizioni che hanno tenuto l'uomo nell'ignoranza, distruggendo le fondamenta della vera umanità. Il dono di Dio a quest'epoca illuminata è la conoscenza dell'unità del genere umano». In seguito, Abdu'l-Bahá visitò la Svizzera, la Scozia, la Germania, l'Ungheria e la Francia. Parlò a migliaia di persone della ricerca della verità,
dicendo: «Tutte le religioni considerano se stesse le sole custodi della verità e accusano le altre di essere in errore. Il fatto stesso di considerare noi stessi nel vero e tutti gli altri in errore è il più grave ostacolo sulla via dell'unità, e l'unità è indispensabile per conseguire la verità, poiché la verità è una». Al di là dell'Atlantico, a New York, un sacerdote cristiano di nome Howard Colby Ives era molto combattuto sui temi come la fede e il senso di scopo. L'autunno e l'inverno sono rimasti nella mia memoria come un periodo di grande infelicità. Non conosco alcuna peggior delusione di quella che colga un sincero ricercatore che, anelando a Dio, non lo trovi. Quando Howard venne a sapere che Abdu'l-Bahá stava per arrivare in America, disse a un amico che avrebbe voluto incontrarlo, da solo, per conoscere la verità. Alcune settimane dopo, il desiderio di Howard si avverò. Ci sedemmo da soli, ginocchio accanto a ginocchio, occhi negli occhi. Egli mi guardò fisso e mi parve che fino ad allora nessuno mi avesse veramente mai visto. Con i pollici asciugò le lacrime dai miei occhi, dicendomi di non piangere e che bisogna essere sempre felici. Poi rise, e di una squillante fanciullesca risata. Sedemmo in perfetto silenzio per quello che mi sembrò un lungo lasso di tempo, poi pian piano una grande pace entrò in me. Allora mi strinse tra le sue braccia, un tale abbraccio, tanto che le costole mi parvero scricchiolare. Mi baciò su entrambe le guance, posò un braccio sulle mie spalle e mi ricondusse alla porta. Questo fu tutto, ma la mia vita da allora non è stata più la stessa. Durante i giorni che i due trascorsero insieme, Abdu'l-Bahá parlò spesso di Cristo a questo ministro cristiano. Howard divenne un Bahá'í devoto. In seguito scrisse: «Ecco, a 2000 anni dall'alba dell'insegnamento cristiano, vi era uno la cui vita e la cui parola erano l'incarnazione stessa dell'essenza del messaggio di buona volontà rivolto a tutte le genti». Nei suoi scritti e durante i suoi viaggi, Abdu'l-Bahá proclamò instancabilmente ai maestri di pensiero le verità spirituali essenziali. Incontrò tantissimi gruppi e personaggi della comunità scientifica, di quella economica e di quella impegnata per la giustizia sociale. Nonostante il plauso tributatogli, Abdu'l-Bahá indicò sempre chiaramente che la fonte del suo pensiero e del suo agire era Baha'u'llah. Durante i primi viaggi, Abdu'l-Bahá incontrò Louis Gregory, un avvocato afroamericano che aveva da poco riconosciuto Baha'u'llah. Abdu'l-Bahá lo colpì profondamente. «Chiunque comprenda, seppur vagamente, chi sia questo servo di Dio e quali poteri possieda, un simile incontro è per lui al di là di qualunque gloria terrena». Abdu'l-Bahá presentò Louis ad un'altra nuova Baha'i, una giovane ed emancipata donna inglese di nome Louisa Matthew. L'incontro si rivelò provvidenziale. Su invito di Louis, Abdu'l-Bahá parlò davanti a 1600 studenti, docenti e ospiti riuniti alla Howard University di Washington DC. La folla traboccante quel pomeriggio fu la prima di molte altre a maggioranza nera alle quali Abdu'l-Bahá si sarebbe rivolto in America. In seguito,
in occasione di un pranzo ufficiale, a Louis venne impedito di prendervi parte a causa del colore della sua pelle. «Dov'è il signor Gregory? Chiamatelo!» disse Abdu'l-Bahá, facendo spostare posate, piatti e bicchieri per far sedere Louis accanto a sé. Poi Abdu'l-Bahá si sedette e, come se nulla fosse accaduto, cominciò a parlare della giustizia. «Tutti sappiamo e ammettiamo che la giustizia è un bene, ma occorrono la volontà e l'azione per applicarla e mostrarla». Nel settembre 1912, Louis Gregory e Louisa Matthew si unirono in matrimonio. Abdu'l-Bahá incoraggiò la loro unione e se ne rallegrò. Egli scrisse: «La dissimiglianza nella famiglia umana dovrebbe essere causa di concordia e armonia, come nella musica, quando varie note differenti si uniscono per formare un accordo perfetto». Quando Abdu'l-Bahá arrivò a Chicago per consacrare il terreno del Tempio, trovò Corinne True affranta. La notte prima era morto il figlio Davis, il quinto figlio perso da lei e suo marito. Prima della consacrazione, su di un ponte non lontano, Abdu'l-Bahá la consolò. Capiva il suo dolore. Anche lui aveva perso 5 figli. Abdu'l-Bahá assicurò i presenti dicendo che il tempio è già stato edificato. Spiegò che la casa di culto era uno strumento per unire tutto il genere umano. Abdu'l-Bahá nominò teneramente Corinne la madre del tempio. Per oltre 40 anni la comunità si dedicò assiduamente con grandi sacrifici alla costruzione di questo tempio. Quando venne inaugurato, Corinne vi partecipò assieme alle figlie. Aveva 92 anni. A Montreal, Abdu'l-Bahá fu ospite di May e Sutherland Maxwell. Lì tenne numerosi discorsi su una grande varietà di argomenti. Riguardo all'arte, Abdu'l-Bahá disse: «In questa meravigliosa nuova era, l'arte equivale alla preghiera. Più cercherai di perfezionarla, più ti avvicinerai a Dio». Sutherland, stimato architetto e artista, avrebbe in seguito progettato la sovrastruttura del mausoleo del Bab. Il magnetismo di Abdu'l-Bahá era irresistibile per Mary, la piccola figlia di 2 anni di May e Sutherland, ed egli a sua volta la adorava. Ricordando uno di quei teneri momenti, Abdu'l-Bahá scrisse: «Oggi stavo riposando e la porta si è aperta. La bambina è entrata e ha tentato di aprirmi le palpebre con le sue piccole dita e ha detto: "Svegliati, Abdu'l-Bahá". Successivamente la giovane Mary Maxwell sposerà il nipote di Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. Questo matrimonio fu un simbolo dell'unità di Oriente e Occidente. Seguendo l'esempio di Abdu'l-Bahá, Mary viaggiò molto per incoraggiare e servire il prossimo, specialmente coloro che si trovavano in luoghi sperduti e remoti. Mentre il treno con a bordo Abdu'l-Bahá lasciava Montreal, egli vide il piccolo Jim Loft appollaiato sulla staccionata. Già da bambino, Jim credeva nell'uguaglianza e sentiva una forte spinta verso la spiritualità, ma non sapeva dove cercare. Jim soffrì per anni di pregiudizi, difficoltà e lutti. E poi vide di nuovo Abdu'l-Bahá, questa volta in fotografia. Il suo mondo fu trasformato, i suoi occhi si aprirono. Lui e la moglie Melba divennero i primi Bahá'í indigeni del Canada. Avendo lanciato l'avvertimento ed esortato il mondo a lavorare per la pace, Abdu'l-Bahá fece ritorno in Terra Santa nel 1913 e la prima guerra mondiale, che egli aveva predetto,
scoppiò. Questa violenza e ingiustizia colmarono di dolore l'anima di Abdu'l-Bahà. Egli spiegò che i pregiudizi patriottici anch'essi sono dovuti ad assoluta ignoranza, perché la superficie della terra è una sola patria. Quando un blocco bellico minacciò la regione, il grano che Abdu'l-Bahà chiese di coltivare e conservare ai contadini di Adasieh fu trasportato a cammello a Dacca e a Haifa. Le azioni e la lungimiranza di Abdu'l-Bahà salvarono dalla fame moltissime persone del luogo, qualunque fosse la loro origine. A una domanda dei giornalisti, Abdu'l-Bahà rispose che la pace era il suo scopo e il suo messaggio. Scrivendo all'Organizzazione Centrale per una Pace Duratura, all'AIA, Abdu'l-Bahà sottolineò che la pace avrebbe richiesto una profonda trasformazione della coscienza umana e un impegno verso le verità spirituali, dimostrando che ogni ostacolo alla pace può essere eliminato attraverso gli insegnamenti di Baha'u'llah. Discutendo di una tra le cause fondamentali del pregiudizio e della divisione, Abdu'l-Bahà spiegò: «Se non concorda con la scienza, la religione è superstizione e ignoranza, perché Dio ha conferito all'uomo la ragione, affinché egli possa discernere la realtà». Durante la guerra, Abdu'l-Bahà soffrì per problemi di salute. In questo periodo, egli scrisse una serie di 14 messaggi destinati al Nord America. Le tavole del piano divino. Anche se, date le restrizioni belliche, vennero spedite per mezzo di semplici cartoline postali, queste tavole invitavano alla rigenerazione spirituale del mondo. Abdu'l-Bahà chiese alla giovane comunità Baha'i di levarsi e passare all'azione, dicendo: «Oh, potessi io viaggiare in quelle regioni e in città, villaggi, montagni, deserti, oceani, promuovere gli insegnamenti divini. Ma ahimè, non posso farlo. Quanto me ne rammarico. Piaccia a Dio che lo facciate voi». Abdu'l-Bahà aveva incontrato Martha Root nel 1912. Era una giovane giornalista piena di brio che gli aveva confidato di essere malata di cancro. Lui le fece posare la testa sulla sua spalla e la incoraggiò dicendo: «Grida l'appello del regno divino, sarai testimone di grandi risultati e di conferme straordinarie». Rispondendo alla chiamata di Abdu'l-Bahà all'azione, Martha si levò immediatamente. Dai villaggi più piccoli ai palazzi più grandiosi, Martha si avvicinò a ogni porta con ciò che considerava la gemma più preziosa che il mondo avesse mai ricevuto: il messaggio di Baha'u'llah. Per il resto della vita fece il giro del mondo 4 volte. Anche se qualche credente rispose immediatamente ed eroicamente alla chiamata di Abdu'l-Bahà contenuta nelle tavole del piano divino, portando la fede in lidi lontani come l'Australia, il Brasile, la Cina e il Sudafrica, l'impegno di diffondere la luce degli insegnamenti in ogni parte del mondo prese slancio solo gradualmente. In seguito, attraverso i piani elaborati da Shoghi Effendi e dal momento della sua istituzione dalla Casa Universale di Giustizia, la visione di Abdu'l-Bahà di portare la causa di Dio in ogni continente, ogni regione, ogni paese, ogni popolo, ogni città e villaggio è stata implementata sistematicamente. Per decenni essa ha ispirato una moltitudine di anime, giovani e vecchie, a compiere atti di eroismo e di amore al di là di quello che a volte sembrava umanamente possibile. Abdu'l-Bahà scrisse: «Baha'u'llah ha disegnato il cerchio dell'unità, ha fatto un progetto per unire tutti i popoli. Ora la nuova era è incominciata e la creazione è rinata. L'umanità ha indossato una nuova vita.
ora tutte le cose sono rinnovate. E tutta questa novità ha origine nelle fresche effusioni di meravigliosa grazia e di favore dal Signore del Regno, che hanno rinnovato il mondo. Gli uomini, dunque, devono essere completamente liberati dai vecchi modi di pensare, sicché tutta la loro attenzione possa concentrarsi su questi nuovi principi, perché essi sono la luce di questi tempi e lo spirito di quest'era. Loro sono noi e noi siamo loro. Abdu'l-Bahà ha risvegliato in ognuno le capacità di realizzare l'unità. Questi sono i frutti del suo esempio. Abdu'l-Bahà ha sottolineato che tramite intenzioni pure, motivazioni altruistiche, il desiderio di servire l'umanità con sacrificio e sforzo incondizionato, le persone di tutto il mondo possono unirsi per contribuire alla trasformazione spirituale e alla rigenerazione del mondo. A 100 anni dal suo trapasso, Abdu'l-Bahà rassicura l'umanità dicendo: ricordatevi che tanto se sarò sulla terra, quanto se non vi sarò, sarò presente fra voi, sempre. Parlo sempre di voi e vi ricordo, e con le lacrime agli occhi lo imploro, di conferirvi questi doni e di rallegrare i vostri cuori e di allietare le vostre anime e di concedervi sovrabbondante gioia.